Ciao a tutte amiche amici, benvenute o bentornate sul canale per un nuovo video. Allora, oggi un video in cui vi faccio vedere come ho organizzato la mia makeup bag e la mia beauty bag da vacanza. E molti di voi mi seguono su Instagram e sanno che domenica partirò per una settimana di vacanza in montagna con mio figlio che ha quasi 10 anni. Perché ho scelto come meta, diciamo, la montagna? Ho scelto come meta la montagna perché negli ultimi anni abbiamo fatto sostanzialmente sempre mare. Noi siamo originari di un paesino sull'Adriatico in provincia di Ascoli Piceno, per cui chiaramente tutti gli anni andiamo al mare giù. Quest'anno volevo fare qualcosa di diverso, e ho scelto come meta Andalo. Ho scelto come meta Andalo perché uno, io personalmente, Laura, sono nata a Trento e ho vissuto a Trento fino all'età di 8 anni. Ho dei bellissimi ricordi di quando ero bambina per quanto riguarda appunto tutto il Trentino Alto Adige, la montagna, eccetera. E quindi non lo so, volevo un pochettino forse ritornare alle origini. E diciamo che ho vissuto a Trento fino agli 8 anni, poi mi sono trasferita nelle Marche e poi sono venuta a Bologna a studiare all'università, per cui ho fatto un po' un giro di tutto, un po' un giro dell'Italia, diciamo. E però Trento, i paesaggi di montagna mi ricordano tantissimo proprio quando ero bambina, per cui volevo sia io magari ritornare in quei luoghi e sia comunque farglieli vedere a mio figlio, perché comunque mio figlio non è mai stato in montagna, da quando è nato comunque più o meno è sempre stato al mare. Andremo in albergo, quindi con una pensione tre quarti, all'interno dell'albergo c'è tutto, per il bambino ci sarà l'animazione, per me ci sarà il centro benessere, ci sono delle guide che ci organizzano un po' tutto, le escursioni, eccetera. Ho voluto fare un pacchetto proprio, diciamo, completo perché mi voglio riposare e soprattutto, voglio che il bambino si diverta, per cui speriamo bene e domenica partiamo e siamo via una settimana. E quindi oggi ho preparato, ancora le valigie le devo fare, però ho preparato il beauty da vacanza, diciamo, per star via appunto questa settimana. Sia make-up che versione appunto skincare, body care, eccetera, hair care, eccetera. Allora, ho cercato di fare una versione minimal perché io in vacanza, vedete gli haul che faccio, sono piena di roba, però in vacanza io sono molto minimal e molto selvatica, cioè mi piace proprio stare struccata, molto leggera, non mi piace portarmi dietro il mondo, nonostante andiamo in macchina, quindi chiaramente mi potrei portare dietro pure mezza casa, però mi potrei portare dietro parecchio, però non mi piace. Per cui ho cercato di fare una versione, diciamo, una mia makeup bag e beauty bag molto 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 minimal. Non lo so se ci sono riuscita, fatto sta che questa è la borsa, diciamo la pochette, che è un po' grandina ovviamente, in cui ho messo tutto il beauty. Poi ho il makeup in questa piccola pochettina e poi ho quest'altra piccola pochettina che in realtà è una pochettina che tengo sempre in borsa, dove tengo in borsa anche quando vado al lavoro, per dire, dove tengo un po' il necessaire, le mie cose proprio che mi servono avere in borsa sempre. Comincio con farvi vedere il makeup, che è veramente minimal perché, come vi ho detto, io non mi trucco in vacanza, cioè sono giusto le cose necessarie se quella sera o un giorno dovesse capitare che io mi devo truccare. Non mi trucco perché appunto mi piace stare libera e poi anche perché non credo che ci saranno tutte queste grandi occasioni di serate, cioè io vado a, diciamo, a godermi il centro benessere, l'albergo, la natura, non è, diciamo, una vacanza in cui io debba andare, insomma, a cena fuori, aperitivi, queste cose qua. Per cui, insomma, va più che bene così. Allora, quindi vi comincio a far vedere che cosa ho messo qui dentro questa pochettina. Allora, come pennelli, mi sono portata dietro questa, ho deciso di portarmi dietro questa pochettina che avevo comprato tempo fa, di Neve Cosmetics,
non mi ricordo dove l'avevo comprata, forse su Lookfantastic o su Notino, dove praticamente ci sono tutti i pennellini piccoli da viaggio. Quindi sono tutti pennelli per gli occhi, anche se non credo che li utilizzerò perché io per gli occhi sono super minimal, ancora di più che per il viso, però c'è comunque un pennellino, diciamo, da blush e uno da terra. E poi comunque sì, vabbè, ci sono anche altri pennini per gli occhi, ma va bene così. Diciamo che mi ingombrava di più il pennello grosso che avevo per il blush e per la terra che portarmi dietro questo. Quindi questa è la pochette dei pennelli. Non so se si trova più, ma comunque ce ne sono di brand che fanno questa tipologia, diciamo, di prodotto. Poi vi faccio vedere che cosa mi porto per la base. Allora, per la base cosa mi porto? Allora, mi porto non mi porto fondotinta, nel senso che mi porto solamente la CC Blur di Kiko. Questo è un prodotto che a me piace tantissimo perché soprattutto quando prendo un pochettino di colore mi levica benissimo la pelle, mi uniforma l'incarnato senza dover usare il fondotinta. Quindi è un prodotto che amo in particolare d'estate perché non mi fa lucidare e mi tiene, insomma, il viso, diciamo, uniformato e non lucido tutto il giorno. E io ce l'ho nella colorazione medium, non è la prima volta che la compro e sarà forse la seconda o la terza confezione che compro. Ne ho provate altre di questi generi di prodotti, ma alla fine secondo me questo qua è il migliore. Poi non volevo portarmi un fondotinta vero e proprio, per cui ho optato per portarmi dei campioncini. Anche perché magari se mi truccherò saranno 2 o 3 sere, non lo so, non ho idea, ragazzi. Ad ogni modo mi porterò questi campioncini del Luminous Silk di Giorgio Armani che io ho nella colorazione 5.5. Questa è una mini taglia da poco, saranno forse 5 ml, non lo so. 5 ml, sì. E poi questi altri due campioncini. Io ce l'ho nella colorazione 5.5. Questo è un fondotinta che io ho già provato. Infatti, questa mini taglia è stata già aperta, ce n'è ancora metà, diciamo. E mi piace molto, ha un effetto, è molto leggero sulla pelle e poi soprattutto dura tutto il giorno. Quindi anche in condizioni di caldo estremo dura, insomma, ha un bellissimo effetto naturale, luminoso. Quindi ho deciso come fondotinta di portarmi solamente questo. Poi, come correttore, adesso sto usando quelli di Benefit che avevo comprato, che vi ho fatto vedere in un haul, però visto che ho ancora da finire questo, ce n'è ancora un pochettino, poco poco, ho deciso di portarmi questo così magari lo finisco, che è quello la mini taglia del correttore di Tarte con cui io mi sono trovata benissimo, a me non segna. C'è da dire che nonostante l'età io ho un contorno occhi non particolarmente segnato, però vi devo dire che tra le due mi segna meno questo che questo qui di Benefit che ho oggi indosso. Per cui credo che questo io lo ricomprerò. Adesso finirò questa mini taglia e poi forse faccio un pensierino di ricomprarlo. Io l'avevo preso nella colorazione light medium ed è perfetta per me perché ci sono solo 3 colorazioni nella versione in mini taglia e invece nella versione grande ce ne sono diverse, quindi non lo so, magari se me lo comprerò in full size, magari sceglierò un'altra colorazione, magari mi farò aiutare dalla commessa, non lo so. Poi ragazze, porterò il mio primer preferito che mi piace tantissimo, che uso tutti i giorni, che è il primer di Mulac, mi piace perché mi uniforma bene la palpebra, io ho la palpebra molto scura. Sia l'occhiaia ma anche la palpebra molto scura, per cui questo correttore beigiolino, diciamo, a mo' di fondotinta mi uniforma bene il colorito mi schiarisce leggermente la palpebra e mi uniforma bene il colorito. In più mi fa tenere il make-up tutto il giorno, è veramente ottimo come correttore e penso che lo ricomprerò quando mi finirà. Mi piace veramente tantissimo. Quindi il correttore, quindi per la base vi ho fatto vedere tutto. Poi andiamo alla terra, mi porterò questo piccolo kit di Natasha Denona, in cui c'è un illuminante e una terra.
Eccolo qui, ve l'avevo fatto vedere in un haul forse in quest'inverno, non tanto per l'illuminante, ragazze, perché non credo che neanche lo metterò, ma perché appunto è una mini taglia, è piccolino e quindi va molto bene per il viaggio. Questi sono i colori, c'è questa terra che ha un bellissimo colore, comunque adatto secondo me anche a questa stagione perché è leggermente caldo e quindi magari starà bene con un po' di abbronzatura, e l'illuminante che però non credo di utilizzare. Lo avevo comprato quando avevo comprato tutte le palette di Natasha Denona. Ero indecisa se portarmi la terra di Clarins, però è più grande, ho deciso di stare leggera e di portarmi appunto questo. Poi il mini blush di Benefit che sto usando ultimamente, questo è l'ideale secondo me, ha questo color borgogna ma poi comunque è molto modulabile sul viso, per cui ha un bellissimo effetto soprattutto su una pelle scura, e in vista del fatto appunto che prenderò un po' di colore, per me questo qui è perfetto. Questo è nella colorazione Moon. A me i blush di Benefit sono sempre piaciuti, anche quando ero molto giovane compravo tanti 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 blush di Benefit perché sono comunque tra i miei preferiti. Anche se adesso ho scoperto i blush in crema, se come sapete, magari chi di voi mi segue, ho scoperto i blush in crema e mi piacciono ancora di più. Benefit non mi pare che faccia dei blush in crema. Ad ogni modo, comunque, questi sono comodi anche da portare in viaggio, appunto perché sono delle mini taglie. Poi vado veloce, la mia matita che ve la sto facendo, insomma, vi decanto praticamente da mesi, ed è la numero 60 di Diego Dalla Palma. L'ho già temperata in modo da non farmi, diciamo, da non portarmi neanche il temperino. Tanto magari me la metterò 2 o 3 volte, per cui la punta va bene. Poi se mi dovesse servire il temperino provvederò, tanto non è che vado in mezzo al deserto. E, è bella, tiene tutto il giorno, ha un bel colore, un tratto preciso, bello scuro. Secondo me ha un colore ebano, anche se viene descritto come un antracite sul sito di Diego Dalla Palma o comunque sui siti di profumeria dove praticamente viene rivenduta. Bellissima matita, solo questa. Poi mi porto il mascara di Clarins che sto utilizzando da qualche giorno, anche se non è waterproof. Questo è il Supra Lift and Curl Mascara. Me lo porto anche se non è waterproof perché comunque l'ho testato negli ultimi giorni e ha resistito a 35 gradi, per cui va bene. Poi chiaramente quando andrò al centro benessere, che c'è la piscina, eccetera, io non mi trucco, per cui non è un problema che di avere il mascara waterproof, ecco. Mi sta piacendo molto. Adesso l'ho aperto da 2 o 3 giorni, ragazze, però mi sta piacendo molto. Ah, questo scolino un po' particolare, faccio vedere, un po' ricurvo con questa, con questi dentini, non so come spiegare, vedete, ha questa punta un pochettino strana che prende molto bene tutte le ciglia, soprattutto queste interne. E ha uno scovolino, come vedete, in setole normali, quindi non sintetiche silicone. Buonissimo, cioè buono, mi sta piacendo. Adesso andremo avanti nell'utilizzo e vedremo. Poi il mascara per le sopracciglia, quello che avevo comprato da MAC, che me l'ha dato nella colorazione, non mi ricordo, ragazze, purtroppo non ci vedo qui. Mi ci sto trovando molto bene, non tanto per il disegnare le sopracciglia, perché ragazze, io non devo disegnare niente, anzi, ho sempre avuto le sopracciglia folte. Adesso hanno una linea abbastanza, diciamo, insomma, abbastanza fatta bene di suo, senza che io me le stia tanto a spinzettare, eccetera. Più che altro perché ho qualche peletto bianco, quindi questo qui mi aiuta praticamente a coprire i peletti bianchi. E poi sulle labbra niente, ragazze, il mini gloss il gloss bomb di Fenty. Questo qui è nella colorazione quella marroncina un po' classica. Mi sta finendo, per cui ho deciso di portarmelo su così magari lo finisco e poi penso che comunque lo ricomprerò, anche se ho anche la versione quella più rosata, adesso non ricordo il nome, Fuffi, qualcosa del genere. Ecco, questo è tutto il make-up che mi porterò in vacanza. Andiamo alla borsa invece, dove ho messo praticamente tutta l'hair care, body care e skin care per me, e anche cose ovviamente per il bambino. Quindi qui ci sono anche cose per il bambino.
L'uniche cose che mancano sono i prodotti per l'igiene orale che metterò poi domani perché così non aveva senso farvi vedere il dentifricio, lo spazzolino, queste cose qui. Allora, comincio col farvi vedere i prodotti corpo, che cosa mi porterò. Allora, comincio pesco random quello che mi viene. Allora, questo shampoo 2 in 1 della Gliss che sta utilizzando il bambino, mi porto dietro questo per lui, ovviamente, perché è qui, siamo qui, praticamente così lo finisce in una settimana e via. Poi, invece, come shampoo per me, ho deciso di portarmi dietro questo shampoo doccia solido al cedro di Erbolario, perché è molto comodo secondo me per la vacanza. Io l'ho già provato sui capelli e mi piace tantissimo. È anche abbastanza disciplinante come shampoo, tiene bene la piega, per cui secondo me questo qui è un prodotto adattissimo da portarsi in vacanza, appunto perché anche doccia. Io non l'ho provato sul corpo, ma non importa perché comunque andrà benissimo. E poi anche perché ho altre cose per il corpo, un'altra cosa per il corpo che comunque poi vi faccio vedere. Eccolo qui. Shampoo al cedro di Erbolario. Questa è una linea nuova di Erbolario. Poi, per lavarsi, appunto, dicevo, mi sono portata quello e poi mi porto questo Tantum Rosa corpo e intimo 2 in 1 sotto la doccia. Quindi questo qui lo utilizzerò sia per il corpo che per la doccia, allora, scusate, sia per l'intimo e sia per il corpo. Diciamo, l'ho pensato più come intimo, come detergente intimo, però chiaramente essendo corpo intimo, poi se mi dovesse, non mi dovesse magari, così, se una sera voglio usarlo anche sul corpo, posso usarlo anche sul corpo, senza dovermi portare dietro un altro flacone di bagnoschiuma o di doccia schiuma. L'ho già provato, lo tengo sotto la doccia, infatti sono più o meno qui, è molto buono, non mi ha irritata e ha una consistenza in gel lattiginosa, deterge molto bene, mi piace molto, per cui ho deciso di portarmelo dietro. Poi, per i capelli, il balsamo. Questo qui, ho deciso di portare questo, che comunque sono buoni, sono molto disciplinanti, molto nutrienti, perché primo è 1 minute wow, quindi in 2 secondi, perché sinceramente io a me non mi va di starmi a imbellettare in vacanza, per cui o starmi a fare 3000 routine sui capelli, eccetera, quindi questo è un prodotto fast e va bene sia per me che per il bambino. Anche se il bambino alla fine usa lo shampoo 2 in 1 e va bene così. Poi è un po' consumato, secondo me c'è la giusta quantità per andarci avanti 2 o 3 giorni e poi magari lo butto. Poi per i capelli, finendo per i capelli, ho deciso di portarmi questo prodotto di Erbolario di cui vi ho già decantato le lodi, che è questo spray mille virtù, perché questo è molto disciplinante, nutriente, va bene anche come protezione del colore. Infatti la commessa mi aveva detto che si utilizza anche per la piscina, quindi protegge dal sole, può essere utilizzato per dare volume, come diciamo protezione dal phon, dalla piastra, cioè ha 3000 usi, per cui va bene sia per me che per il bambino, per quello che gli serve per il bambino, magari per ammorbidire i capelli al bambino, perché lui tende ad avere i capelli crespi, e invece magari per quando voglio andare in piscina io, per proteggermi dal sole o come volumizzante per i capelli, in alternativa alla spuma. Questo è buonissimo, ragazzi, io ve lo consiglio tantissimo, ma poi per quelle che mi seguono su Instagram sa che insomma ho parlato di questi prodotti della linea Light and Volume di Erbolario a lungo e mi piacciono tutti sostanzialmente. Poi, ragazze, un deodorante, uno per tutte e due. Questo è quello che uso per lui. Mi ci trovo bene perché è uno dei pochi di grande distribuzione che è specifico anche per i bambini, cioè c'è proprio scritto dietro che si può utilizzare per i bambini dai 9 anni in su. Io mi ci trovo bene per lui e quindi io non mi porto il mio deodorante, mi va benissimo questo, io non ho particolari problemi di sudorazione, più o meno mi va bene tutto. A volte lo avevo provato, mi era andato bene, per cui ne porto uno per tutte e due. È spray, quindi va benissimo. Spray no gas. Poi, cosa vi faccio vedere? Per i capelli direi che ho finito, sì, ho finito. Poi per il corpo ho deciso di portarmi questo
Natural Beauty Oil di Balea, questa confezione da 100 ml, se mi voglio dare dell'olio, perché non ho portato la crema corpo. Balea olio nutriente corpo e viso, con olio di semi di cani e pabia, estratto di rosa. Questi sono 100 ml di prodotto, è un prodotto nuovo che si può trovare al DM. Poi i miei tappi per l'orecchia, adesso ve li faccio vedere così ragazze, ma ne prenderò qua 3 paia e li metterò in borsa, perché io quando vado fuori casa li porto sempre e utilizzo solo questi perché sono i tappi in cera, perché sono gli unici con cui mi trovo bene, ma questo da una vita proprio utilizzo questi tappi, quindi li ho messi dentro. Poi un rasoio, anche se chiaramente domani provvederò a sia a farmi la tinta che a depilarmi, eccetera, però magari può capitare che mi serva il rasoio. E per cui niente, chiaramente mi devo portare il rasoio. Poi una spazzola, io mi trovo benissimo con questa di cui vi avevo già parlato, che è quella della Janeck Super Brush, si chiama. Mi trovo molto bene con questa perché va bene per tutto, sia per sui capelli bagnati, sui capelli asciutti, è un tutto in uno sostanzialmente. Toglie anche il bagnato quando si asciugano i capelli, per cui fa sì che poi l'asciugatura sia più rapida. Mi piace tantissimo, ne ho anche un'altra, infatti questa è nuova, l'ho comprata da poco. Si trova sia su Amazon, ma io la compro all'S lunga perché costa di meno l'S lunga. Poi ragazzi, i solari e basta. Per il corpo e abbiamo finito. Allora, come corpo e viso, diciamo, li ho messi insieme i solari, corpo, viso e labbra. Ah, scusate, vi faccio vedere prima questa. Adesso non so che cosa fare, se la porterò in questo falconcione grosso o se la travaserò da qualche parte, però mi scoccia attraversare questo genere di prodotti, non lo so, ragazze. Porterò il Cryogel anticellulite di Collister che sto utilizzando, sono qui e che mi sta piacendo un sacco, ragazze, perché noto proprio subito la pelle più liscia, più levigata, più compatta. E soprattutto ha questo effetto fresco, per cui magari dopo una giornata di esposizione al sole, questo lo voglio assolutamente portare, e perché comunque magari starò con i pantaloncini, per cui anche se non sto in costume, magari sto con i pantaloncini, prendo il sole alle gambe, eccetera, per cui questo lo voglio assolutamente portare. Adesso appunto penserò, siccome questo è un flaconcione da 400 ml, penserò se attraversarlo da qualche parte oppure portarmelo così. Poi i solari, ragazze, per il viso e per il corpo. Allora, per il corpo porterò questi due che avevo comprato nel cofanetto di Biotherm, questo Biotherm Water Lover Hydrating Sun Milk protezione 50+, e questo qui per me e per il bambino, per tutti e due. Scusa, mamma. Avevo detto di non venire, invece è venuto. Vabbè, dai, allora vieni a salutare, dai. Fatti, no, però aspetta, stai. No, perché sta a torso nudo. No, vabbè, dai. Vabbè, fatti proprio vedere così, proprio. Magari metti la. Vabbè, Ciao. non si è fatto. Non ti sei visto. Comunque, fatti vedere bene la fa. Ciao. Ciao, ecco, te ne puoi andare, grazie. Allora, questi due solari che avevo comprato nel cofanetto di Biotherm. Allora, questo Water Lover che è un latte sostanzialmente, e poi non porterò la crema corpo perché appunto porterò qui. Ho portato l'olietto perché comunque appunto porterò questo che è il latte oligotermale di Biotherm. Questo. E poi semplicemente questo qui dell'Ambre Solar, questo spray che avevo trovato nei cestoni da Tigotà. A 4,99 euro, perché comunque i solari della Ambre Solar sono buoni, io mi ci sono trovata sempre bene, e questo soprattutto per il bambino, anche se è kids, o per riapplicarlo sopra quando non si vuole riapplicare tutto il latte, eccetera. Poi per il viso mi porterò questa che avevo preso, questa crema viso della Avène, sempre 50+, B Protect, che è un po', l'avevo provata e è un po' pastosa, per cui è il momento ideale per utilizzarla in montagna dove comunque fa più fresco, insomma, per la città questa la trovo un pochettino pesante, per cui ho deciso di portarmela in montagna. E poi naturalmente, questo per me è indispensabile, lo stick per le labbra, perché tende, il sole mi secca tantissimo le labbra e mi bruciano, e questo stick della Avène, protezione 50+, questo io l'avevo comprato l'anno scorso
mi ci trovo, fa un leggermente patina bianca, ma non importa, ragazze, perché io devo stare protetta. Poi, per quanto riguarda le labbra, poi chiaramente. Non adesso voglio finire questo, non lo ricompro, sinceramente, anche perché l'avevo aperto alla fine dell'estate, è ancora buono. L'ho usato anche in città e va più che bene. Poi passiamo al viso. Al viso sono stata ancora proprio più minimal perché comunque ragazze, a parte vabbè, forse i prodotti hanno anche meno volume, ma comunque ho cercato proprio di stare molto minimal. Allora, la mia fascia mitica della Muji, queste purtroppo non le fanno più, adesso le fanno grigie, ve ne ho già parlato, però mi serve per non farmi andare i capelli negli occhi, la uso in casa. Quando sono in relax la uso per farmi la beauty routine, la uso per truccarmi, insomma la uso per tutto. Poi, come detergenti viso e struccanti, questi due. Allora, questa mini taglia di Pure Bluette di Yves Rocher. Questo qui l'ho usato quando ero giovane, l'ho usato tantissime volte, mi piaceva, per cui mi porto questa, anche perché non credo di usare chissà che. Questa mini taglia di quest'acqua micellare termale di Uriage, questa è la versione pelli normali e sensibili, no, è secche, da pelli normali a secche, questa mini taglia. Poi, come detergenti viso mi porto questo che avevo della Roche-Posay che avevo comprato in un da Tigotà perché io ho un Tigotà, solo uno, che mette i prodotti vicino alla scadenza scontati al 50%. Siccome questo si può utilizzare sia per il viso che per il corpo, l'ho usato, l'ho pensato valido per i viaggi, perché va bene appunto sia per il viso che per il corpo. Quindi questo lo potrò utilizzare anche per la doccia, visto che comunque per la doccia alla fine mi sono portata solamente il sapone solido e al limite questo che va anche per l'intimo. Poi, quindi per il viso, poi questa mini taglia di mousse di Caudalie che avevo in un cofanetto di Caudalie che avevo comprato dopo Natale. Questi sono 50 ml di prodotto, la devo ancora provare, però comunque so che è recensita molto bene, per cui va benissimo per questo viaggio. A me d'estate piace molto utilizzare le mousse, soprattutto la mattina. Tonico non ne porto, porto semplicemente questa mini taglia di acqua termale che basterà per una settimana sicuramente, sia per il viso che per il corpo. Poi, per quanto riguarda il viso, proprio minimal, porterò questa linea che avevo trovato sempre, questi due prodottini che ho preso dal cofanetto a Resveratrol di Caudalie, cioè sia il contorno occhi e sia questo siero, che vedete già, ho già cominciato a utilizzare, molto buono come consistenza e tutto. Perché mi porto questi prodotti? Perché anche su suggerimento di Federica, che è una ragazza che mi segue, con cui ogni tanto ci sentiamo in privato, e perché praticamente il dottor Luis Campos, è un dermatologo che fa dei video su YouTube, non so se lo seguite, ha consigliato tantissimo questo siero per l'estate. Infatti devo dire che è molto leggero, io pensavo che questa linea fosse molto pesante. È una linea con degli attivi derivati dall'uva sostanzialmente, che hanno appunto proprietà antiossidanti, però pensavo che fosse una linea pesante per il viso, invece per niente. Il contorno occhi è molto lisciante, diciamo levigante, e il siero è molto leggero, per cui ho deciso di portarmi questo. Poi mi porto il Life Plant Elisir di Biotherme che sto usando, ho fatto un post anche su Instagram perché, vabbè, al di là che sono qui, ma poi perché ha un effetto anche molto lenitivo, per cui questo qui secondo me può essere ideale se magari tornata dall'escursione mi sento un po' accaldata sul viso, eccetera, perché ha un effetto comunque anche molto lenitivo. Poi questa mini taglia da 25 ml di questa crema balsamo al collagene antirughe rassodante di Collistar, che ha una bellissima texture, mi piace molto e la trovo anche non pesante sul viso. Adesso magari ve la faccio vedere. Vedete? Questa pure l'avevo comprata in un cofanetto alla saponeria con altri prodotti.
Siccome sono in fissa un po' col collageno, volevo portarmi qualcosa al collageno. E poi qualche campioncino, ragazze, perché tanto questi non occupano spazio, che mi avevano dato. Questa crema Regenerating Lifting Day Cream di Vichy. Sì, mi pare di aver letto. No, ridensificante, insomma. Eccola qua. E poi questa Blue Therapy Multi Defense Frattore di Protezione, non leggo se 25, questa è ottima chiaramente per Multi Defense Fattore di Protezione 25, perché appunto questo è il fattore di protezione. E poi ragazze mi porto tre maschere di queste qui, lenitive di Garnier. Perché appunto se avrò la pelle arrossata da una giornata di sole montanoso, insomma il sole di montagna che comunque picchia parecchio, mi farò una bella maschera. Questa qui sono già testate, sono molto lenitive, calmano le irritazioni, per cui benissimo. Andrà benissimo. Poi ragazzi vi faccio vedere questa piccola per ultimo vi faccio vedere questa piccola pochette, che comunque è una pochette che io mi porto dietro anche nella borsa, l'ho detto prima, per andare al lavoro e quindi che porterò dietro comunque anche appunto in montagna, tenendomela comunque sempre nella borsa. Allora vabbè, una mascherina, queste le avevo comprate alla Lidl, ma non lo so, in realtà forse comunque ho anche altre mascherine in macchina, le FFP2. Quindi vanno più che bene. Questo disinfettante per le mani. Poi una pinzetta, perché non posso stare senza pinzetta. E soprattutto non posso stare senza forbicette per le unghie. Queste sono, ve le consiglio, sono quelle della Sally Hansen e si trovano da Tigotà. Io mi ci trovo molto bene, devo dire, con queste forbicette per le unghie. Poi che cosa mi porto? Per avere sempre un solare a portata di mano per il viso, mi porto questo Vichy Ideal Soleil 50+, quindi dovesse capitare che mi dimentico il solare dietro, così c'ho questo, perché appunto me lo porto sempre in borsa, perché il solare non si può, anche perché il dermatologo mi ha detto che comunque io mi devo proteggere dai raggi del sole. Poi una crema mani e uno stick labbra protettivi. Questi mi ci trovo molto, questo è molto buono, questo già l'ho cominciato, di questa marca che si trova in farmacia e si chiama PL3. Purtroppo l'inci è pessimo, nel senso che c'è la paraffina liquida, ragazze, però questo a me mi protegge benissimo le labbra. E considerando che appunto il vento, il sole, eccetera, mi piace questo. Mi metterò magari sotto questo e sopra lo stick labbra con la protezione solare. E poi anche questo, sempre della PL3. Appunto, non sono prodotti con buon inci, però secondo me quando bisogna ripararsi non bisogna guardare all'inci. E qui dice balsamo riparatore mani, pelle secca e danneggiata, immediato sollievo e irritazione e screpolature. Per cui se uno ha le mani irritate dal sole, screpolate dal vento, appunto, insomma, avete capito, questa secondo me è adatta. Poi mi porto questo stick labbra della Kiehl's che avevo comprato un pochettino di tempo fa, che è leggermente colorato, quindi se mi voglio dare un pochettino di colore alle labbra, e soprattutto perché ha una protezione solare di 25, no scusate, 30, SPF 30, ancora meglio, per cui dovessi dimenticarmi lo stick 50, comunque questo ha una protezione 30 e mi dà anche un pochettino di colore alle labbra. Guardate che packaging bello, credo che fosse un packaging in edizione, questo è un packaging in edizione limitata, ma questo è uno stick labbra che Kiehl's fa. Guardate, ecco lo stick labbra e è leggermente colorato, quindi se vi volete dare un po' di colore alle labbra, questo qui è carino, magari anche da mettere la sera perché appunto mi sono portata solo il gloss e va più che bene. Poi ragazzi, in ultimo mi sono portata un profumino che non mi piace. Voi direte perché te lo sei portato? Perché ha una profumazione un pochettino invernale, quindi magari può darsi che in montagna mi verrà voglia di un po' intensa, per me un po' stucchevole, che appunto magari adesso d'estate non uso e perché lo vorrei finire sinceramente, perché non lo voglio più vedere, ed è questo profumino della linea Il Cocco di Erbolario.
Così come al contrario di come mi è piaciuto tantissimo lo shampoo solido al cocco di Erbolario, questo è un profumo che a me non piace perché è stucchevole, secondo me, a parte che non sa di cocco, ha un sapore molto, sì, forse anche, forse diarree, quelle cose, non lo, guardate, non lo so, non ve lo so descrivere, ad ogni modo a me non piace perché è troppo stucchevole, non mi piace e quindi ho deciso di portarmelo dietro perché così magari lo finisco e non lo vedo più. E niente, diciamo che questo ho finito. Questo è stato tutto. Questo è tutto quello che mi porto, diciamo, dietro. Ovviamente dopo domani farò la valigia. A parte, come vi dicevo, i prodotti per l'igiene orale, ma mi porterò solo lo spazzolino e il dentifricio, sia per me che per il bambino. E questo è tutto quello che ho cercato di racchiudere in una make-up bag, diciamo, minimal, e già comunque per me è troppo, nel senso che è tutto voluminoso, eccetera. Adesso magari cercherò di eliminare un po' di volume, magari mettendo questo, non lo so, in qualche altro flacone, eccetera. Già per me questo è, cioè mi infastidisce portarmi dietro tutte queste cose, per cui però in effetti dovendo comunque stare via una settimana e siamo in due, un minimo di prodotti chiaramente ci vogliono. E niente, io vi saluto per circa una settimana, forse anche 10 giorni, non penso che vedrete più video perché appunto sono in montagna in vacanza, a meno che non decida di fare un video in vacanza, ma non credo. Comunque, ad ogni modo, magari farò, per chi mi vuole seguire su Instagram, farò le stories. E niente, io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi auguro un buon fine settimana e noi ci vediamo al prossimo video. Buona giornata a tutti e a tutte e buon weekend. Ciao!